Lambenedetto XVI Italy. Questo video è un video che vi spiego perché la gente in Italia si sposa. Ok? Registro ufficiale, c'ho il ministro degli esteri, che lui quando fa i video sorride, ma va bene così perché mi piace. Quindi il mio registro ufficiale di Italiano Adesso Parla Ancora, e spiego come mai il Piteco o la Piteco, eccetera, il Piteco si sposa. Allora, viene inculcato nel cervello di tutti e tutti vanno a raccontarci la solita minchiata che la gente si sposa perché c'è l'amore, perché quella gli piace, tutte queste cose qui, l'innamorata, l'innamorato, cioè uno arriva a sposarsi per questo, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere il discorso cash, perché da che mondo è mondo lo sappiamo che soldo chiama soldo, articolo quinto chiama articolo quinto, e non voglio parlare di quello, voglio parlare del perché molti sono arrivati dopo una vita a sposarsi e magari andare a zerbinarsi, andare a prendere un rataplan, andare a fare quello che magari non avrebbero mai voluto fare. Quello che loro hanno sempre detto, io sono la libertà, eccetera, eccetera, è quello che è. Allora, la gente in Italia si sposa solo per un motivo, perché c'ha il popolino dietro il culo che gli rompe i coglioni, che rompe i coglioni sul soggetto debole. Debole, poi rompono i coglioni anche le anatre, tra parentesi. E il popolino lavora, lavora, è come la goccia cinese che rompe i coglioni, prende il piteco, che magari nella vita inizia, trova la madre, il gruppo di pettegole, pettegoli che c'è in ogni paese, nel canton di va, trova il genitore, il tuo fiole mi amò sposa, cioè non è ancora sposato, oppure iniziano a trovare la madre della piteca, la gavinticina, le andiamo sposata, quando è che la sistema, quando è che la attacca sul cappello, che cazzo ridi che porca puttana si muove la telecamera, hai capito, la mia attacca sul cappello, la mia attacca sul cappello, la tosceta, la mia attacca sul cappello, te capì, che la mia attacca sul cappello, e che poi iniziano, che l'ela, che parla che la lega, che parla che la, tutto sto popolino di merda che rompe i coglioni, le madri spaccano il cazzo ai soggetti deboli, vanno lì dalla figlia, oh allora vai a trovare il piteco, pure lui iniziano e cerca una, la gente si sposa in Italia semplicemente per una cosa, perché c'è il popolino dietro che gli rompe il cazzo. C'è il popolino, e il popolino è bastardo e lavora sui soggetti più deboli, lavora più soggetti popolini, il popolino. Poi cosa succede? Che nascono fuori quei matrimoni così fatti alla Carlona, dove la prima che passa la pigliano, tutti i matrimoni dove di una schifezza unica, vabbè, vengono fatti, giusto quell'apertura di gambe per avere un figlio, per metterglielo nel culo al piteco, e poi... fine, auf Wiedersehen, chiusura, e a letto con il tutone, quello con chiusura, tipo burka, ok, grande vecchio papa, tipo burka, poi il piteco va in crisi, eccetera, eccetera, poi la piteca che cosa fa? Una delle cose che vuole fare è sempre quella, cambiare, modificare il piteco, lo vuole sempre modificare, lo vuole zerbinare. Lo vuole gestire. Poi una volta che l'ha cambiato, gli dice, cazzo ma ti vedo cambiato, non mi piaci più. Cioè, cazzo ti vedo. Perché non c'ha più uno sgherro. Cioè, allucinate. Comunque, io lo ripeto, la gente si sposa perché è il popolino che rompi coglioni, che lavora, c'è il popolino dietro. E ste robe qui non succedono solo qua, ma in tutta Italia. Anzi, forse in alcune parti il popolino, la famiglia gli rompe ancora più il cazzo che anche in altre. Auf Wiedersehen!